Colonnello, venga colonnello, andiamo, anche la signora deve giocare, ha detto. Ma la, laggiù la signora. Conosco benissimo e ti ho sempre visto. Vuole sapere il tempo. Siccome sei de Barzocca. Una campaesana. Ma vada di là, vada di là, colonnello. Una campaesana. Vada di là, colonnello. Le previsioni del tempo le dia bene però, sì. Il tempo, come il tempo? Il tempo? Passa e il tempo passa per tutti. Avevo trovato un'altra meteorologa. Coronello, vada di là. Vada di là che facciamo un selfie con una foto, le faccio una foto con la sua. Vada colonnello. Facciamo per. Sbaglio tutto nudo. Ma le tue battute sono formidabili. Ma te guarda che bella signora De Marzocca. Guarda Marzocca la roba. Anche la signora. È la Fanese. Fammi una bella foto. La Fanese. Oh. Guardate qua, guardate qua, una bella foto. Ecco qua. Partecipano le signore, chieda un po'. Partecipate al nostro gioco. Dopo famo un gioco. Dai, venite a giocare con Flavio Vento. Ma che giocare con Flavio Vento? Mi vengo a chiamare, Ma c'è benissimo. No, appena dica cosa devono fare. Finito di mangiare, cosa fanno? Le vengo a chiamare io. Senti, la bollettina del pesce azzurro è imbattibile. È imbattibile. Colonnello, allora colonnello gli dica dove si devono posizionare. Allora tutte le seggioline verdine, ma dopo le signore le vengo a chiamare. A posto, venga. A dopo, colonnello. Non si preoccupa. A dopo. Venga colonnello, venga colonnello. Adesso glielo spiega il colonnello. Colonnello, senta. Che è colonnello? Venga colonnello. Lei è una cantante lirica. Sì. Dai, cantiamo. È una cantante lirica. Vai, cantiamo. Che cantiamo? Non so, non posso cantare. Ah no, si mette il microfono. Va a pensiero. Dai, intoniamo. Va a pensiero. La canzone dell'amore. Vive l'amore, vive pace. Viva l'amore. Ma posso, colonnello, io devo andare. Pesce Azzurro Drive Medica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da sporto, grazie. Emma Mariana. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, sì. Ho sbagliato. Sì, era avanzato. I mangerò prima di gialette. Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto. Buonasera a tutti e benvenuti a Rossini TV! Bentornati Pesce Azzurro Quiz Show! Anche questa sera, come ogni puntata, abbiamo un ospite internazionale, ma diciamo questa sera nazionale. Neanche nazionale, un ospite proprio locale, ma anche meno è con noi Orietta Pedotti! Ma non ce la facevi a presentarmi? No, perché non ti venivano le parole? No, mi venivano, è che un ospite cittadino, cioè internazionale, ma che cittadino proprio di quartiere. Guarda quanto sto bene, sto bene molto. Ha visto quante telecamere ci sono? Sono incantata da quanto sto bene. Ha visto quante telecamere ci sono? In dove? Ecco, guardi tutte le telecamere. Dove le telecamere? Da dietro, no? Siete matti molto voi, una delle cose che ci pensate, molto. Io
sto molto bene, sono molto molto allegra, sono molto contenta, molto felice di essere ospite in questa bellissima trasmissione, molto molto. Chi sono la soubrette? No. No, invece non sono allegra per niente, sono molto triste, lo sai. Come ti dobbiamo essere allegri? No, ti avevo detto che ero allegra. Sì. No, sono triste molto. Quando sono malinconica sono triste. Te non sai cosa è successo. Mi è successa una roba brutta, molto, molto, molto. In TV bisogna. Ti posso attaccare un pilotto? E che roba brutta che mi è successa alla mia amica Rosita Rosa. E porretta quella mia amica Rosita Rosati. Fissata per le danze sudamericane, per il latine, il sudamericano, capito? Va sempre a scuola di danza a ballare sudamericano. E niente, a un certo punto l'altro giorno facevo una coreografia nuova e il ballerino non l'ha tenuta. Gli ha fatto fare la giravolta, gira, 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 e le portine girava, la Rosita gira, e non l'ha tenuta, bim, si è schiantata contro una colonna. Porretta. In televisione raccontare delle cose allegre, no? Delle cose divertenti. Quanto si è fatta male la Rosita, si è sbregata tutti i denti sopra e tutti i denti sotto. Sarà lesa anche il palato. Porretta. E io sono molto dispiaciuta perché, capito, durante la giornata, quando non so più discorre, chiamo sempre la Rosita Rosati. Adesso... Insomma, ieri l'ho chiamata e mi ha preso un colpo. Pronto, Rosita! Non si capiva niente a ridere. Però io le ho detto tante volte. Ho riso molto. Deve raccontare dei fatti divertenti. Capito? Adesso non so più. L'ho chiamata anche prima, ma non si capisce niente. Tanto non c'è i denti. A ridere però, come una banda. Orietta, io ho la soluzione. Perché abbiamo dei concorrenti e potrà parlare. Qua adesso li stiamo per chiamare. Quanto sono contenta, molto. E quindi potrà parlare con i concorrenti. Due concorrenti. No, aspetta, due concorrenti. Devono arrivare, dobbiamo chiamare. Due concorrenti. Il primo concorrente. Prego, venga. Ecco le concorrenti. Venga. L'ho vista, via di oltre. Guarda che bella ragazza che ti porto. Ecco, aspetta. Prego, si accomodi. Vieni oltre. È più carina di me questa. Sì, decisamente. Dai, dici veramente. Sì. Guarda che bellina, molto. Ci vuole poco, non perché ci mancherebbe molto. Però per lei ci vuole poco. Dai, lanciamo un sondaggio. Sono più carina io o più carina lei? Votate, ecco. Votate Ciucci. Telefonate, votate. Come ti chiami? Samantha. Samantha, vieni da? Pesaro. Bene, abbiamo un sacco di concorrenti di Pesaro questa sera. Samantha di Pesaro. Cosa fai di bello nella vita di Allorietta? Lavoro in un supermercato. Beata. Ma anche no. Si mangia in tanti supermercati, c'è le robe da mangiare, tanto no, da gusto, no? Dipende. Dipende, no, la Samantha è molto sfregnata, non ha voglia di vedere. Supermercati, per carità, i supermercati. Ti piacerebbe lavorare al supermercato? Molto, 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 sarebbe il mio sogno, lo sai, da quando sono piccola. Ho fatto richiesta a tutti i supermercati di tutta Italia, niente, non mi vuole nessuno. Orietta Pedotti, perché dico che discorro molto, per tanto. Lei cerca lavoro, ma non lo trova. Non lo trovo, capito? Magari può offrire un lavoro in supermercato. Perché lavoro, bisogna lavorare, non parlare, capito? Lei parla sempre. Capito? Mi manda via perché dico che discorro troppo. Vieni Samantha, accomodatevi. Dai, che microfono, prego. Microfono Samantha. Allora Samantha, facciamo partire la slot machine. È difficile questo gioco. No, è molto semplice, Orietta. Partiamo slot machine. E poi vi spiego. Vediamo quale piatto esce, quale piatto. Sgombro in salsa di olive. È buono. Il famoso sgombro verde, tra virgolette. È lo sgombro verde, sì. Bene, bene. È uscito... una roba molto delicata, molto buona. Te prendi una fetta biscottata, ci metti lo sgombro verde e la mangi. Ma hai fatto la ricetta dello sgombro verde? Ma che ricetta? Ottimo, domani. Va bene, adesso vediamo. Samantha deve scegliere una di queste pentole. Vediamo quale. E deve scegliere la pentola con lo sgombro verde. Vediamo. Vai, Sami. Allora, io vorrei questa qua. Questa. E vai. Il nuovo ristorante che aprirà a Fano in autunno, in via delle Querce. Prego, aiutatemi. Ecco qua. Bene. Essendo uscito, Samantha, lo sgombro verde alla slot machine, noi speriamo che tu abbia, per poter vincere, lo sgombro verde in questa pentola.
Per vederlo dobbiamo cominciare a scegliere una di queste cinque pentole e vediamo che cosa troviamo. Allora, Rimini. Rimini! Sì. Rimini, 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 oh, Rimini 1, Rimini 2, Rimini, Rimini, Rimini. Vediamo, vediamo, vediamo. Dai, no, allora esca la via. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Subito. Io non ci posso, io veramente. Ma brucia molto però, no, è una cosa così, ma veramente, vieni qua, Samantha, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Che sfortuna, che sfortuna. Però vinci un premio di consolazione che vado a prendere, ma abbiamo un gioco ulteriore. Un gioco ulteriore? Eh sì, facciamo una penitenza. Osta. E dopo ci deve aspettare anche di che devi vedere. E quindi altri finale. Due giochi, altre due possibilità di vincere. Arrivo subito. Intanto ci siamo vinci. Siamo stati male, vero Samantha? Siete stati molto. Siete stati inospitali. Un nostro sugo vongole e ceci. Un sugo del pesce azzurro. Ma quale penitenza facciamo? La 1 o la 2? Io dico la 2, è sempre la 2. È sempre la 2, sempre la 2. Dica qual è la penitenza numero 2. Ma questo io mica sono presentatore del gioco. Sei presentatore, ma ami, dici, questo è la penitenza. Allora facciamo molto facile. Allora, lei canta? No. Allora facciamo il mimo, se non canta facciamo il mimo. Ecco. Sì? Deve mimare una cosa, Samantha. Allora facciamo per Samantha, Vito, proviamo a mimare come lavora una cassiera? Dai, vediamo. Non faccio la cassiera, però va bene. Ma che cosa fa? Subito, ha detto lavoro al supermercato, pensavo la cassiera, no? No, lavoro in un altro reparto. Ah, in un altro reparto. Dai, e vediamo, no. Facciamo il mimo, che cosa fa nel reparto, e Orietta Pedotti indovina. Dai, va bene. Vediamo. No, facciamo la cassiera, che è più semplice. Dai, va bene, sì. Vabbè. Dai, va bene. Vabbè, ma... No, ma prova a fare... Cassiera! Ma guarda, per questo mimo difficilissimo vince un altro premio, Samantha! Ha un altro premio per il mimo? Sì, un altro sugo. Adesso, allora faccio questo. Cos'è questo? E cosa fa lei? Rema! Bravo, dammi un sugo! No, per lei no! Torno, solamente i concorrenti, dice! Ho remato! Rema contro! Dai, che lo rifaccio, remo, ho remato, dammi un sugo! È che lei rema contro, capito? Sì, ma rema doppio! E poi rema doppio! Perché c'ho una battuta. Samantha, prego, ti puoi accomodare. Perché poi dobbiamo finire. Aspettaci. Partecipare al gioco finale. Siete matti molto. Adesso vado a prendere un altro concorrente. Ecco, vada, Orietta. Un altro concorrente. Intanto io. Staccate sui concorrenti mentre io mischio i coperchi delle pentole. Qui, dammi il microfono al concorrente. Prego, prego. Accomodati. Come ti chiami? Tu un po'? Galdino. Galdino, da dove vieni Galdino? Da Urbino. Bello Urbino. Sì? È bello molto Urbino, c'è l'università, c'è il Palazzo Ducale. Dove stai Urbino in centro? No, in periferia. Pomaccio. No, Trasani. Trasani, è la strada per Urbino. Sì. Beato sto Urbino, lui si cammina molto però, è vero? Come si chiama il concorrente? Galdino. Galdino di Urbino. È un nome particolare, pece del mio. Galdino di Urbino. Galdino di Urbino, di Urbino. Galdino di Urbino. Galdino viene da Urbino. Bene, è il momento della slot machine. Vai Galdino, tieni questo microfono. Partiamo con lo slot. Abbiamo la grigliata azzurra, sardoncini. Bene, a questo punto possiamo scegliere una di queste pentole, Galdino, sperando di trovare la grigliata azzurra. Avrei capito, un gioco molto cattolica. Difficoltoso. Bravo. Cattolica. Bene, prendiamo la pentola di cattolica. Vediamo un po' cattolica. Bravo Galdino. Quella grossa, la più grossa che c'è. E adesso... Sperando che ci sia la grigliata azzurra in questa pentola, certo. Andiamo a vedere cosa troviamo in queste altre. Vai, Senigallia. Senigallia, vediamo. Senigallia. Se c'è la grigliata vi denuncio. Senigallia, bene, sei sicuro Senigallia? Senigallia. È sicuro? Lo sgombro in salsa verde! Va là. Oh, bravissimo, la Gaudì di Urbino! È Galdino di Urbino! Lo conoscevi, Orietta? Galdino di Urbino! Eh,
Sono molto conosciuto. Di Rubino. Bene, proseguiamo. Abbiamo scelto Senigallia, abbiamo... E vai! Rimini, Fano o Drive? Adesso sentiamo cosa sceglierà Gregorio Rubino. Vediamo. Drive. Il Drive. Vediamo. Drive. Sì. Sei sicuro? Sì. È sicuro? È sicurissimo? Ci sarà la grigliata azzurra? Ci mancherebbe altro. Ci sarà la grigliata? Ci sarà? Sì. Vongole alla puretta! Dai Galdino che ce la facciamo stavolta, su. Non voglio andare a casa che nessuno ha vinto. Guarda, lo dice a me, lo dice a me, io li farei vincere tutti. Va bene, va bene. La fortuna è la fortuna. Ben intesi allora. Ecco, bene, sono rimaste tre pentole. Abbiamo il nuovo ristorante in apertura. Abbiamo Rimini e abbiamo Fano. Quale scegli? Fano? Ha scelto Fano. Galdino. Siamo sicuri? Galdino Giubino ha scelto Fano. La vuole aprire lei, Orietta, questa pentola? Magari. Venga. Faccia piano, guarda che tacchi a spillo che ha. Piano, Allora, perché il concorrente va davanti, non ci deve essere che cosa? La grigliata azzurra. Ecco, vediamo che cosa troviamo in questo. Cari amici ascoltatori, volete sapere cosa ha trovato Gregorio Rubino? Sì. La pasta asciutta! Strozzapreti! La strozzaprete, bravo Galdino! Ah, pescatore, bene! E continuiamo, sono rimaste due pentole. Rimini e vai, ti posso ricordare che tu puoi cambiare la pentola. Vediamo, facciamo un primo piano. Facciamo un primo piano. Vai. Stacca. Vai su Galdino Giurbino. Vuoi cambiare la pentola? Sì. La vuoi cambiare? Sì. Vuoi cambiare la pentola? E quale vuoi prendere? La verde. La verde? Sì. Vuoi cambiare la pentola e prendere la pentola verde? È stata una mossa. O la pentola di Rimini? La verde e vai il nuovo ristorante apertura o Rimini? Pensaci bene. Rimini, dai, cambia. Ha cambiato. Rimini. Ho un Galdino Giubino, c'è sto carattere. Ha visto? Allora Rietta, mi aiuti, venga con la pentola di Cattolica. E io porto qui la pentola di Rimini. Ma già ne pensate che mamma mia, ma cos'è una cucina questa? Che c'è un via vai? Per me a Cattolica c'è le patate, penso che c'è del latte sta pentola. Allora, io non ci sto capendo più niente, è una confusione. Niente, non ci si capisce. Allora, sono usciti? I sardoncini, la grigliata azzurra. Sono rimaste due pentole da aprire. Cattolica? Sì, ma tanti sardoni devono essere qui. Eh? I sardoni devono essere qui. Ah, speriamo, non lo so io. Ci adesso manca. A questo punto, e vai o Cattolica? Cattolica è 1, Cattolica 2, Cattolica è 3. Quando uno viene al pesce azzurro e ha finito di mangiare, che cosa prende alla fine? Caffè, Moretta. Moretta! E proseguiamo a questo punto. Ma Galdino Giurbino gli è rimasto uno solo. È rimasto uno solo. E dobbiamo vedere. Allora i sardoncini sono molto, o nella pentola di Rimini o nella pentola del nuovo ristorante di apertura. E vai. Ma uno che non sa l'inglese come lo legge? E vai. Bene, a questo punto c'è il 50% di possibilità. Non lo so, guarda. Possiamo aprire questa, ma possiamo aprire anche quella. Ciao, veramente, stanotte non dormo. Allora io faccio 3, 2, 1 e apriamo quella, l'apri tu. E vediamo se vince, aspetta. C'è primo piano. Vai, Galdino Giubino. Primo piano. 3, 2, 1, coperchio alla camera. Sardoni! Vieni, centro! Bravo Galdino! Ha sbancato Galdino Giubino, è venuto, ha portato via tutto il banco. Sì, tutte le pentole. Qua vince Galdino, qua ha vinto tutto il ristorante, Vince due buoni pasto per il pesce azzurro, può tornare quando vuole in compagnia.
Oh, perfetto, grazie. E ha due. Grazie. Andata bene, dai. Benissimo, complimenti. Grazie. Alla grande. Grazie. Aspettaci lì, c'è un altro gioco dopo. Certo, okay. Prego, accomodati, proseguiamo, Rietta. Qui c'è il bar della testa, questo. Devo cantare? Che canta, cosa canta? Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Lo canta, l'ho presa bene? Guarda. Adesso è il momento del prossimo concorrente, lo vado a prendere. Prego. Benvenuta! Buonasera, come si chiama? Sabrina, viene da? Pesaro. Pesaro, anche lei, un sacco di concorrenti di Pesaro questa sera. In che quartiere stai di Pesaro? Villa San Martino. Ah, Villa San Martino? Sì. Villa San Martino? A nord, sud, est, ovest. A nord, sud, est, ovest. Vicino al centro, Villa San Martino, centro, Villa San Martino. Bene, lei orienta mentre si accomoda e intrattiene la nostra concorrente, io cambio i coperchi delle pentole. Va bene, vieni tesoro. Sta a sentire, ti posso attaccare un pilota? Te cosa fai di bello nella vita? Io faccio la commessa in un negozio di gastronomia, pasta fresca. Buona. Sempre a Pesaro. E dimmi tutte le paste che fate. I tortellini. Passatelli. I gnocchi, i cappelletti. Castora, mi viene una fame che muoio. Buona. Solo la pasta fresca. Fate anche un po' di servizio all'osticceria. Allora, sì, sì, c'è tutto. Sì. Senti, adesso siamo diventate molto amiche. Adesso domani vado a prendere da mangiare da lei. Bravo. San Martino, vai. No, questo in centro lavoro. Ah, questo in centro, va bene. Adesso vinciamo un po' di robine, così festeggiamo. Baby, facciamo il botto. Perfetto. Va bene. Bene. Allora, facciamo partire la Slot Machine. E il pesce azzurro! Ha vinto! E vince così direttamente! Ha vinto come Gaudino Turbino! Come Gaudino Turbino, quindi vengono tutti questa sera! Ha vinto anche lei, quindi! Prego, guardi il centro! Che pezzo di fortuna! Senza neanche giocare! Guarda! A posto? Ha vinto. Ha visto? Hai capito. Beata. Ha fatto veloce. E qua ha vinto di senza bello. Senza faticare. Che cosa preferisce? Un cofanetto di su? Ma regaliamogli il ristorante di Senigallia tutto. No, madonna, tanto è qua, è un ristorante. Lei lo vorrebbe il ristorante di Senigallia? Sì. Un pensierino. Perfetto. Allora vinto per il ristorante. Con Orietta Pedotti che ci lavora alla dentro cassa. O no? Certo. Alla cassa. E la Sabi ci abbiamo. Ecco, così andiamo a rotolori in 5 minuti. Apriamo il venerdì e chiudiamo il martedì. Esatto. E lunedì sera e il martedì mattina richiudiamo. Bene, allora, cosa preferisce? Un cofanetto di sughi o la confezione di Moretta con i bicchieri? La moretta con i bicchieri. Con gli amici. Sì. Da bere in compagnia. In compagnia, certo. Te la sai fare la moretta? Allora a casa la moretta te la devi mettere in un pentolino, no? Sì. Lo metti in un pentolino, la scaldi molto, molto, perché la moretta va scaldata. Dopo la metti nel caffè e è una meraviglia, la bevi. Che scorzetta del limone. Brava la scorzetta del limone. Ecco qua. Ne sai più di bene. Ecco qua, foto per la stampa, foto, ridi. Foto, cheese. Bene, è il momento di chiamare tutti i concorrenti. Dai, adesso c'è il gioco finale. Prego, tornate ragazzi. Torna la Sami e Gaudino Turbino. Venite. Sami e Gaudino Turbino, sono correnti tutti, correnti subito. Bene. Allora, a questo punto è il momento di indovinare il peso dei conduttori della trasmissione. Che siamo io, Orietta Pedotti, una bella maggiuluna, ecco, e anche Daniele Santinelli e Rosa della Cecca, una bella maggiula anche loro. Bene, siamo in quattro. Quale sarà il peso totale dei quattro? Per esempio, un attimo, Orietta Pedotti quanto può pesare secondo voi? Ti dà uno schiaffo? È alta? Molto maggiuluna. È piatta. 85. Sì, piatta. 85. Piatta dura? 87. Sono un po'. 83, dai. 83. Bene. Detto il peso, visto che era una bella signora, 83. Una bella signora. Una bella signora. Una bella sandrona. Bene. Orietta Pedotti, avete ipotizzato. Sommato al peso mio, che peserò 60-61. Esatto. Ecco. Più 100. Come 161? Fare 140, sarai. Bene, Orietta Pedotti che peserà circa 90. Io che peso 60. Santinelli e Rosa della Cecca, tutti e quattro. Quanto pesiamo? Proviamo.
vediamo se indovinate una alla volta. Provate a dire. Tutti insieme? Tutti e quattro. 300. No, no, di più, dai, lo possiamo dire. 3,55. No, possiamo dire. Gattino Turbino, aiutami. 3,25 neanche, non ci siamo, non hanno indovinato, ma hanno vinto già abbastanza premi, guarda qui. Buoni pasto, Moretta, Sughi. Bene, vi ringraziamo per aver partecipato, è il momento di chiamare Antonella. La Antonellina nostra, giù, era che posso mangiare, è quasi ora di cena. Vediamo. Grazie Antonellina. Colpo di scena, Orietta, colpo di scena. Vediamo se Samantha, che ha vinto il premio minore, indovina quali sono i piatti di questo vassoio, vince un altro premio. Addirittura. Riesci? Vediamo. Grazie, quali amore. Sono. Sardoncini. Insalata. Pane. Frittura di cosa? Calamari. Sì, e basta. E cozze. Gratinate all'arancia. Esatto. Poi ci sono i sardoncini. No, i sardoncini erano qui. Queste sono le alici marinate. Bene, e resta? E poi abbiamo le chitarrine con sgombri e ceci. Ma le chitarrine e sgombri e ceci, tieni. Tieni. Abbi pazienza, Gaudino Darvino, reggimi il vassoio. Ma la sapute tutte. La sapute tutte. La dette tutte, giocando di tutto. Anche perché ha mangiato qui prima. Sì. Perché hai visto? Dategli tutto quello che avete. Dai, sughi, la borretta. Colpo di scena. Il cofanetto. Colpo di scena. Anche a Samantha una borretta con i bicchieri. A me niente. Orietta. Io prenderò questo qui. Ecco bene. I sardoncini li può mettere in tasca. Va bene, li mette in tasca allora. Ecco, li mette in tasca. Sì. Bene, grazie a tutti. Buona cena. Buona serata! Anche le alici le mette. Bene, prego ragazze! Prego ragazze! Ecco le ragazze del pesce azzurro! Venite! Guardate tutte! Questa sera abbiamo. Prego, qua! Un ginepraio! Anche davanti ai concorrenti! Togliete le mascherine, fatevi vedere! Fatevi vedere tutte! La bellezza delle ragazze del pesce azzurro! E a questo punto. Guardate nella camera, in quella più grande. Ciao a tutti, ci siamo, alla prossima puntata. Ciao dal pesce azzurro, vi aspettiamo. Ciao. Buona serata. Arrivederci, ciao. Pesce Azzurro Drive Medica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da asporto, grazie. Ma Mariana. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, sì. Ho sbagliato. Sì, gliela avanza tu. I mangerò prima di gialette. Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto.